Ciao a tutti ragazzi, sono Carlo of Duty 98 ed oggi siamo qua in un nuovo video di mod per navi. Ragazzi, la mod che andiamo a spiegare oggi si chiama Torched. Ragazzi, è una mod sviluppata da iChannel, lo stesso che ha fatto la Gravigun, la Portal Gun e la Morph, e sono su Minecraft 1.7.10, nuova mappa, nuova minimappa, e in teoria c'è pure il percorso in cui uno parla senza sapere cosa sta facendo. Bene, dato che io non so effettivamente cosa sto facendo, sto parlando qui dentro mentre parlo e... Vabbè, niente ragazzi, passiamo subito ai crafting degli oggetti. Tra poco scoprirete perché ho una pietra rossa nell'inventario, ma comunque, andiamo subito con... Partiamo subito con il missile torcia. La recipe sono 8 torce e intorno alla polvere da sparo, e otterremo appunto il missile torcia. Poi abbiamo il missile a torce, attenzione, che abbiamo una polvere da sparo sopra una torcia, attenzione, questo è una munizione per questa, mentre questo è un'altra cosa. Beh, sono due cose diverse, anche se hanno quasi lo stesso nome. Comunque, poi abbiamo lo sparatorce, il torch gun, due pezzi di legno, quattro pezzi di ferro, un vetro e una polvere da sparo. E come potete vedere è scarico qua, no? E per farlo carico così vi basterà craftarlo insieme ad un, vediamo se lo trovo, acciarino. Esatto, praticamente lo mettete nella crafting, questo e quello scarico, e ve lo ricaricherà di nuovo e utilizzerà un pezzo di accendino, quindi dopo un po' sarete costretti a sostituire. Poi abbiamo la base di lancio MT, sarebbe tipo mega missile torcia. Abbiamo un giallo dente di leone, perché senza la striscia gialla si muore, quattro lingotti di ferro, una polvere da sparo, un'ossidiana, un pistone e un distributore, che ricordiamo si crafta con 7 cobblestone, una pietra rossa e un arco. Presi questi oggetti ci serviranno delle torce, senza dubbio, vedete, questa è la mod, e della gunpowder, se la trovo, ok, eccola qua. Perfetto ragazzi, iniziamo subito, e dato che questo è una mod che parla appunto di torce e illuminazione, direi subito di fare buio. Perfetto ragazzi, adesso la pietra rossa non ci servirà più e possiamo iniziare subito mettendoci questi oggetti nell'inventario, e possiamo partire subito con il missile a torce. Come potete vedere ragazzi, piazzato è un attimino boh, strano, e non fa luce come potrete vedere, aggiungendo polvere da sparo, ma anche no, scusatemi, voglio meno polvere da sparo perché ce ne stavo piazzando veramente troppa. E torce, come potete vedere il torcione si allungherà, come si raggiunge a 64, cambia niente, guardate quanto è grosso, guardate. Tra polvere da sparo, accendino in mano, e ragazzi, questa zona mi sembra poco illuminata. Che dire? Ah, molto meglio ragazzi, ora sì che si può fare un modo spotlight decente. Oddio, questa cosa qua, fatemi, ok, perfetto ragazzi, ora sì che abbiamo un posto decente per fare i spotlight. Secondo oggetto, sparatorce. Come potete vedere, se gettiamo via tutte le torce dal nostro inventario, ah, perché sono in creative, scusate, in survival, come potrete vedere quella cassettina qua che abbiamo sul fucile, questa qua, è vuota. Come noi iniziamo a raccogliere torce, si riempirà piano piano, guardate, adesso ci sono poche torce, due torce, tre torce. E se noi raccogliamo un intero stack di torce, boom, pieno. Cosa serve questo fucile? Niente, sparare e torce. Come potete vedere, è un fucile sparatorce che consuma le torce dell'inventario, come potete vedere, e allo stesso tempo si consuma. Come fare ad aggiustarlo? Lo piazzate qua sopra e con un accendino lo ricaricate del tutto. L'accendino si esplode, boom, non si sa cosa gli succede, però vabbè, potete fare anche danno ai mob. Notare che con tre colpi, con tre torce ha ucciso una mucca, non si sa come mai, ed è abbastanza utile specialmente nelle caverne quando
voi, che so, vi trovate un canyon, in un canyon sotterraneo, magari di questa altezza, da lì a lì, voi sparate le vostre torce, ne sparate un paio, e fate illuminazione, potete sparare anche laggiù in basso, potete sparare lì, accanto a voi, lassù in cima, che ci sarà. È abbastanza utile, vediamo sta mucca perché mi sta sperando, solo per quello, non per altro. Prossimo oggetto, anzi prossimo e ultimo oggetto, è il missile, insomma il Basil Lancia MT, che utilizza i missili torcia. Rifacciamo rivedere la resipe, rifacciamo rivedere la resipe e iniziamo subito. Allora intanto mettiamoci, no vabbè, sdoppiamo magari questo missile torcia. Ok, e guardate, se ne lancio uno, guardate cosa fa. A parte che ne consuma uno e poi splat. E lancerà 8 torce in terra, chiaramente. Vabbè, grattato con 8 torce. Come, guardate, cioè, guardate questa cosa particolare. Dio, ma è bellissimo da dietro, è fantastico. Comunque, la cosa particolare è che questo coso esplode. Di conseguenza, se voi lo tirate addosso ad un mob, morirà. Eh sì ragazzi, è veramente, guardate, è veramente pericoloso, anche solo di vita. Tom, morto, guarda, bam, morti tutti, no, morti, no, prova. Stanno crepando di torce, e poi è bellissima l'animazione. Se contate sono 8 torce precise. Infatti guardate, anche so, andiamo in un posto piuttosto buio, tipo là sopra. Anzi no, laggiù, scusatemi. Lanciamone uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto ragazzi. Il conteggio era giusto. Sono 8 torce. A meno che non sia in qualche modo male. Che è possibile tra l'altro, cioè, non è che. Però, cioè, vabbè, non importa. Come potete vedere qua ho fatto questa piccola costruzione inutile. E entrando dentro potremmo notare che è completamente buia, guardate. Completamente buia. Guardate con il torch gun cosa possiamo fare dalla distanza. Madonna. Che cosa. Muori creeper. Ah! Quella casa è completamente buia, chissà. Chissà cosa ci sarà là dentro. Non importa. Sparatorce. Luce. Luce fu, vedete ragazzi. Proviamo adesso invece a sparare un missile torcia. Con tante torce. Molte torce. Molte torce. Molte, tante torce. Sto cliccando come un pazzo, sia nel touchpad che nel mouse normale. Mi serve un acciarino. No problema amico. Vedete, prima consuma tutta la polvere da spare, poi parte. E in e in base alla quantità di polvere da sparo che avete messo, non farà altro che mandarlo più in alto più possibile. Manderà tanto alto quanta polvere da sparo avete messo. Credo che, cioè, facendolo partire così. Boh. Tanto come potete vedere il congegno là ha funzionato. Vabbè, facendolo partire così non si sa che fine fa. Boh, forse esplode. Comunque riempiendolo sia di polvere da sparo che di torce, credo ci sia un limite, sinceramente. Però praticamente più ne mettete e più lui andrà lontano. Ora voglio fare la torcia grossa quanto tutto il cubo di Minecraft. Cioè una torcia a un metro quadrato, perché come dovrete sapere un cubo è un metro, signori. Sì, esattamente. Non mi ricordo in base a cosa, ma un cubo è un metro ovviamente. E non credo che tanto più grossa di così la possiamo fare, perché guardate diventa anche pesante a quanto pare. Vabbè, non importa. Ma se noi mettiamo polvere da sparo intanto che lui la consuma. Guardate che cosa è partito in aria. Mamma mia. Insomma ragazzi, con questo affare si possono fare delle cose assolutamente stra epiche. Infatti ora ne faccio un'altra, voi che dite? Quando avete tante mod installate. No! Oh, why this?
Bene, stavo dicendo che quando avete tanti modi installati, c'è la probabilità che praticamente le texture si buggino e non sembri più polvere a sparo ma altri blocchi, ma questo non è un problema ragazzi, non vi spaventate perché sarà sempre la solita polvere da sparo, anche se magari che so sembra un macchinario della Mine Factory, che è possibile, ma voi non vi dovete preoccupare ragazzi, perché Torch Gun partirà senza dubbio. Se sentite tutto sto casino è perché c'ho il microfono sotto la tastiera, e sotto la tastiera c'ho anche sopra il mouse. Vabbè, facciamo un macchinario infernale adesso. Oh sì ragazzi, avete capito. Vediamo. Oddio. Oh mio Dio, che casino. Che poi fra l'altro, madonna ragazzi, in questi ultimi giorni, boh non so, cioè in questi ultimi giorni, è da ieri sera che non mi funziona il tasto del mouse e non so perché. Vola in alto. Bam ragazzi, madonna guardate che cosa epica, sta laggando a 10 fps, però pioggia di torce. Guardate un attimo la minimappa. Oddio. Oddio, ancora devono cadere. Bamba mia. Ma sì, bamba mia. Mamma mia. I fiori del cavolo. Da creeper, no? Oh madonna, questa non la sapevo che si poteva accendere un creeper. Accendino. Sì, sì. Esplodi pure tu. Bene ragazzi, allora io direi che il nostro spotlight finisce qua. Dopo questa gran torcizzata, ma sì sì, torcizzata sembra un'altra cosa. Tipo esorcizzata, vabbè così. Però vabbè, non c'entra niente. Stiamo parlando di Minecraft, siamo sulla mod Torched, sviluppata da Ichan. Vabbè, grandissimo, grazie. E ragazzi, che altro dire? Io sono, devo dire, anche un po' fame, quindi credo che adesso andrò a mangiarmi un panino. E quindi ci vediamo nel prossimo video. Carlo, Duty 98 è tutto, ciao a tutti ragazzi.